Libro di Stefano Bisi, Palazzo Giustiniani, l'ingiustizia nel silenzio contro i massoni italiani. Da qualche mese in libreria Palazzo Giustiniani un'ingiustizia nel silenzio contro i massoni italiani, edizione Perugia Libri, in cui il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, ricostruisce la vicenda del lungo contenzioso con lo Stato italiano che non ha mai restituito al Grande Oriente d'Italia la sua storica sede che il fascismo gli aveva preso nel 1925 dopo averla assaltata e depredata, sequestrando carte, documenti, libri in cerca degli elenchi di fratelli da perseguitare, si legge nella anticipazione pubblicata sul sito grandoriente.it. Nella sala dell'Urban Center è avvenuta la presentazione dell'opera di Stefano Bisi con l'apertura dei lavori di Massimo Fiore, presidente del collegio circoscrizionale, ha moderato Giovanni Quattrone, segretario del collegio, e è intervenuto l'autore del libro, Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Dura da qualche decennio, è una vicenda anche un po' kafkiana, perché nel 1988 il presidente del Senato di allora, Giovanni Spadolini, annunciò che il Senato si riappropriava di tutto il palazzo ma lasciava 140 metri quadrati al Grande Oriente d'Italia per fare il Museo della Massoneria Italiana. Da allora, nonostante una transazione firmata, non si riesce appunto ad avere un'esecuzione di questo accordo. È corretto scrivere che noi vogliamo tutto il palazzo, abbiamo fatto ricorso al TAR e al Consiglio di Stato per questo motivo, ma in via subordinata chiediamo l'esecuzione di quell'accordo che prevede 140 metri quadrati. Abbiamo scritto, ci hanno risposto alcuni in passato, gli ultimi due presidenti del Senato non ci hanno risposto, l'ultimo, l'attuale, il presidente Ignazio La Russa, si è insediato da poco e credo che troverà il tempo, spero, nei prossimi giorni per darci una risposta, per un incontro, perché al di là del piano giudiziario che noi continueremo a seguire, c'è anche un piano dei rapporti. Credo che sarebbe bello che il Senato si comportasse con un'associazione come è giusto comportarsi.